Lo schema tipico dell'orazione giudiziaria prevedeva quattro parti. La prima parte era l'exordium, la quale conteneva la cosiddetta captatio benevolentiae, con la quale l'oratore cercava di accattivarsi le simpatie dell'uditorio. Nell'exordium poteva essere compresa anche la propositio, vale a dire quello che era il proposito dell'oratore. C'era poi la narratio, la quale consisteva in una breve sintesi dei fatti, quindi l'informazione all'uditorio di ciò che era accaduto e di ciò che era l'argomento di discussione. Poi c'era la demonstratio, la parte sicuramente più importante, perché era quella nella quale si dimostrava, portando delle prove inoppugnabili, la validità della propria tesi. Al tempo stesso si confutavano le tesi dell'avversario. Infine c'era la perorazio, con la quale si rivolgeva un appello finale ai giudici. La perorazio è la parte conclusiva dell'orazione e si muove su due livelli. Da una parte riprende e riassume quanto detto in precedenza. L'oratore deve concludere dando un'idea d'insieme di quanto è stato detto e sostenuto, richiamando alla memoria i punti fondamentali. Dall'altra, la perorazio tocca le corde dei sentimenti. L'oratore cerca cioè di commuovere l'uditorio per portarlo dalla sua parte. Anche se è un'orazione deliberativa, non giudiziaria, la prima catilinaria o prima orazione contro Catilina ci offre un esempio calzante di perorazio. Qui Cicerone ribadisce l'invito a lasciare la città che aveva rivolto all'inizio a Catilina e lo estende a tutti i congiurati, fornendo una sintesi efficace dell'argomentazione sostenuta in precedenza. Poi, parlando ai senatori, promette che la congiura sarà repressa. Infine, rivolge una preghiera a Giove Statore, nel cui tempio il Senato era riunito, perché sostenga l'operato del console in difesa della res publica.